back in business. Porca troia. Stamattina sveglia, presto, siamo operativi, ci sono tante cose da fare fatte bene. Per questo mi sono svegliato presto e so che tutto tornerà. Tutto tornerà. Se non tornerà, avrò dato il mio meglio. Tempo di merda. Ma non ce ne frega. Anche perché oggi si lavora. Si lavora. Sodo. Quando mi mangio il bollo penso sempre a... pago poco a cavallo per tenere il prezzo stabile. Sono successe cose in Brasile. Il presidente ha preso una... Ci sono state delle rivolte. Vabbè, non me ne frega anche. Spero nessuno si sia fatto male. Bene ragazzi, appena fatto una cosa apposta, prendo e vado a Malta per un mese. Poi vi parlerò del motivo per cui vado a Malta per un mese. Cioè, dal 13 al 13, ok? Quindi dal 13 di questo mese, che è venerdì, al 15 in realtà. Dai cazzo. Dai cazzo. Se ci potremmo fare qua il weekend del 18, però è prima delle Canarie. Sì. 17 lì, così. Hai ragione, tavolino. No, no. No, comunque guarda che ho pensato, l'alcol non ha un cazzo di senso, eh. Non c'è un fattore positivo, non dico nel bere un bicchiere, capito? Nell'imbriagarsi a merda. No, ma bro, ma l'imbriagarsi a merda è sbagliato. No, infatti l'altra sera è stato un... facciamo la serata... per imbriagarsi a merda, cioè nel senso io ero fuori. Sì, ma te, ascoltami una cosa, hai comprato drink poi là? Sì, c'è sì. C'è tutto proporzionato? No, ma non so, sai, quando c'è il livello che inizio a sbiascicare, so già che non concluderò un cazzo. E invece, a Bairo, quando ho fatto i numeri, che quella è la mia forma ideale, ho bevuto un drink, eh? Allora, un attimo così nella... la wave. Quello sono io. Mi ricordo una clip vecchia di quando ero a Verona. Avevo detto che improvvisare mi faceva sentire vivo, libero, fiero, orgoglioso. Una serie di cose. No, soprattutto libero e contento. Sto provando le stesse identiche situazioni. E adesso vi parlo di cosa vado a fare a Malta per un mese. Andiamo a fare un... No, scherzo. Sapete cosa sta per succedere, vero? Riso e sale. Cotechino numero 2. Sei presente senza soldi, ma chi apre a manca? Diventato pure venditore. Praticamente sta facendo da suo sasso. Legato all'info. Sta cercando un programmatore. Questo anche gli NFT, quelli delle Birds Gang. Ma... ci sta, no, ci sta, cazzo. Ma... se magari provo a vedere, scrivili, vedi se... Così qui c'è Mick. Ma che è un pezzo grosso. Ragazzi, altra valigia, altro viaggetto, tra virgolette, si va a lavorare a Malta per un mese con la gang, poi vi spiegherò. Vedete che sono un bello sveglio, eh? Preparo a 20 domande. Ciao Ne. E dove? Devo fare una valigia. Andare a Malta. Alle 3. Devo andare a Madrid. Devo scalo. E ho messo 7 ore. Ma sento di scherzare. Arrivo alle 11 stasera. Hai 7 ore di aereo? Sì, cazzo. Scusa, ma vale la pena? Che domande, madre? Ma che? Arrivo alle 5 e dopo il secondo volo è alle 8 e mezza. Porca, ci ascoltami, ma... Dimmi. Vento dai tusi, no? No, no, cioè li devo trovare, però... vo principalmente a fare un lavoro, a seguire un progetto, quella là del pompoarismo, quella là dei massaggi della figa. E arrivo tutti là a Malta e buon cammino. Inverno, saltato a piedi pari. Aie.
perché arrivare due ore prima dell'aereo e poi rischiare di perderlo, perché altrimenti non ci sarebbe il brivido, ragazzi, non ci sarebbe il brivido. Dai. Ok, adesso andiamo al gate 10, prendiamo questo aereo, andiamo a Madrid, poi torniamo, andiamo a Malta. Ok, primo volo andato, adesso aspettiamo fino a 8:30, lavoriamo un po' e poi si va a Malta. What's your name? Assad. Eccoci qua, ragazzi. We are in the vlog, Andrea Minchio, confidential. Ormai siamo, ragazzi. Ci siamo.